Buonasera, siamo contenti di essere in compagnia con Cristina Toffolo di Piante e Luca Siniscalco a presentare Quadrifogli Edizioni De Piante. E chiederei subito, cortesemente, lascerei la parola all'editore per descriverci un po' il vostro progetto editoriale, la vostra casa editrice. Innanzitutto vi ringrazio per prendere Grazie parte a questo incontro. Grazie. a voi. Grazie a voi per averci ospitato a Firenze. Sì, noi come De Piante siamo una giovanissima casa editrice che è stata fondata 4 anni fa e siamo partiti all'inizio un po' per scherzo con la pubblicazione con delle plaquette che sono queste stampate in carte su carte pregiate con legatura a mano. Volevamo portare i vecchi elzeviri giornalistici, le lettere inedite dei grandi scrittori del Novecento non più viventi, quindi abbiamo iniziato a pubblicare questi libretti, un po' di divertissement, dove appunto era una corrispondenza, per esempio qua nell'Eugenio Montale, veniva fuori un po' realmente, no? Poi lo scrittore com'era nel privato, abbiamo fatto Oriana Fallaci. Poi l'anno scorso abbiamo deciso, insomma, di diventare una casa editrice un po' più seria, quindi pubblicare più libri. E il nostro approccio però è quello di dare a un lettore forte, a un bibliofilo, quindi con queste chicche giornalistiche oppure questi pezzi tradotti, questi inediti dei grandi scrittori del Novecento, ma soprattutto un po' il nostro desiderio è di avvicinare un pubblico alla lettura, quindi persone che hanno smesso di leggere oppure persone che non si sono mai approcciate alla lettura, con degli strumenti alternativi. Tutto parte da un libro, no? Perché ogni progetto comunque parte da un buon libro. Quindi cerchiamo di fare dei tagli dei grandi scrittori del Novecento, in modo di fare piccole chicche e non dei grossi volumi. Ogni volta studiamo, chiamiamo un packaging divertente, che quindi può essere anche utilizzato come dono, no? Quindi sia come collezione personale, però vado a una cena e insieme a una bottiglia di vino posso portare questo libretto, che comunque è stampato in offset convenzionale, quindi no digitale, su carte pregiate delle cartiere italiane come la Matruda di Amalfi, la Fedrigoni. La legatura viene fatta rigorosamente a mano da un sarto con un filo di cotone e la cosa bella anche è che sono in edizione limitata 300 copie numerate a mano o a numero meccanico. Adesso ho preso la copia non numerata, vabbè, comunque, quindi è un'edizione limitata, quindi diventa proprio una collezione. Le sovracoperte ogni volta vengono studiate da artisti contemporanei, qua abbiamo Roberto Floreani, che è uno dei massimi astrattisti italiani contemporaneo, quindi c'è una sovracoperta al libro che diventa una ripresa della sua opera d'arte e poi c'è questa plaquette di libro. Quindi ogni volta l'artista studia una sovracoperta per noi. Qui adesso siamo usciti settimana scorsa con un inedito di Gabriele D'Annunzio, questo è un sonetto che lui scrisse giovanissimo all'età di 20 anni, no? E ci è stato dato da Giordano Bruno Guerri, il presidente del Vittoriale degli Italiani. Noi l'abbiamo scritto, in questo caso Ugo Riva è uno scultore, artista che in questo momento ha anche delle opere al Vittoriale, quindi Giordano ha detto sarebbe bello avere, quindi questo artista ha studiato la copertina e noi abbiamo fatto questa plaquette in 300 copie numerate. Poi invece abbiamo introdotto anche una collana che noi chiamiamo I Solidi, dove andiamo sempre a riprendere o testi mai tradotti in italiano, no? Qui per esempio abbiamo delle poesie di Herman Brock, questo scrittore, questo poeta, e di poesie che non erano mai state tradotte in italiano, quindi lasciamo sia la versione in tedesco che la versione in italiano. Oppure, vabbè, della Emily Dickinson sono stati tradotti quasi tutti i suoi aforismi, però abbiamo trovato degli aforismi, grazie al professor Silvio Raffo, che è un po' il traduttore d'eccellenza di Emily Dickinson, e la cosa è divertente comunque perché ci sono questi aforismi che sono sia nella lingua inglese che nella lingua italiana, quindi diventa un libro un po' per tutti, no? Perché sono tutte anche frasi d'amore, quindi uno magari deve scrivere un biglietto al fidanzato. Se come me non ha mai idee, le copie da Emily Dickinson, oppure uno che vuole capire anche il suo livello di inglese, no? E si diverte a fare le traduzioni. Poi dopo abbiamo qua per esempio con Paola Tonussi, che abbiamo tradotto
le lettere veneziane di Byron, quindi tutto il periodo di Byron a Venezia, quindi sono delle lettere un po' alle sue amanti, ma soprattutto era la sua corrispondenza con gli editori, no? La difficoltà che comunque avevano già ai tempi, oh, il conflitto con l'editore, mi avevi detto che avresti pubblicato. E quindi le abbiamo tradotte. Sono poi le copertine molto accattivanti, no? Quindi alle presentazioni sono libri che a noi piace tenerli in casa. Quindi quello che vorremmo fare è di creare, a parte il pubblico, quindi gli esperti di Byron, no? Che questi sanno già di cosa parliamo, quindi lo comprano perché ho tutto di Byron, ho tutto di Brock, lo voglio, questo qua non è stato tradotto per la prima volta. Ma anche chi non è proprio, diciamo, confident con la lettura si porta a casa quindi dei bei libri per rifarsi la biblioteca, no? Non so, io quando entro in casa di qualcuno, la prima cosa che guardo è che tipo di libri legge. E qui hai un po' una biblioteca divertente e un po', diciamo, controcorrente. Poi hanno tutti dei bellissimi segnalibri, mi sembra, Sì, ecco, ci divertiamo, stralci. no? Poi a scambiare i segnalibri. Adesso, per esempio, qui adesso. Dovrebbe essere così, no? Quindi mettiamo sempre il segnalibro di un libro, un altro, quindi diventa, quindi ci facciamo pubblicità, ma allo stesso tempo diventa una cosa carina. La particolarità di questa collana, siccome io sono molto orientata al marketing, come avete capito, abbiamo voluto, tutti i nostri libri hanno il rosso Louboutin, non so se forse le donne lo conoscono, le scarpe di Louboutin hanno la particolarità di avere le suole rosse. E allora ho detto, vabbè, anche noi avremo un colore riconoscibile, quindi i libri di De Pianta li riconoscete perché dentro sono sempre rossi. Quindi è un po' Di l'idea che caratterizzarli. sì. Poi facciamo anche molti libri per terzi, per esempio questo è l'Aldus Club di Milano che ci ha chiesto di curargli proprio i suoi diari, erano anni che non li pubblicavano più, quindi gli abbiamo proprio curato cioè, tutta la raccolta. E per i 20 soci fondatori abbiamo messo questa velina con la numerazione a mano, qui lavoriamo anche per delle associazioni culturali. L'idea è quella, dopo concludo, è quella di portare la lettura su diversi strumenti. Quindi noi, se guardate sul nostro sito internet, abbiamo già tutto convertito anche in Audible, che è una nuova forma, no? Quindi abbiamo sempre fretta così. Ti scarichi, ti ascolti un libro, perché magari non tutti hanno sempre tempo di leggere. E anche facciamo anche questi aperitivi culturali, perché come sempre sapete che il food, il cibo, il bere attirano, perché noi abbiamo visto che se invito, stasera presenteremo le lettere di Bayer, non viene nessuno. Stasera faremo un aperitivo e nel frattempo. Mi Allora, sentiamo qualcosa. la mia intenzione è quella proprio di spingere, no, la conoscenza, quindi vabbè, stai lì, ascolti chi era Byron, poi il premio è il prosecco con la patatina. Bene, un po' di cose alternative. Io lascerei la parola al nostro esperto Il di... bastone Allora. Allora, parliamo di quadrifogli di Ernest Jünger e qui abbiamo anche un bellissimo, fra l'altro, segnalibro proprio con un quadrifoglio. Ecco, Sì. sempre una cosa divertente, no? Cioè, è un libro che poi vi racconterà Luca, che punta appunto al quadrifoglio, al concetto di fortuna, no? Quindi è bello, tu lo regali, questo lo sfoglio, poi ci trova veramente un quadrifoglio vero che arriva dalla Cina, perché è l'unica che è essiccato dalla Cina, che io, l'editore, personalmente, ha infilato a uno in 500 copie. Perché poi è tiratura limitata, Sì, è bisogna tiratura dire limitata, anche. e però c'è il video che io infilo, i quadrifogli, perché è proprio un prodotto artigianale, proprio Sì. è un prodotto fatto in casa. È una vera chicca, oserei dire, per come è stato per l'edizione, per la pubblicazione e poi per come è stato curato, per come è stato tradotto, per l'introduzione. Grazie, troppo gentile. E poi penso ci guiderai tu al testo, al libro. Ebbene, grazie. Grazie di questa introduzione troppo generosa e grazie dell'ospitalità. Grazie anche all'editore che ha creduto in questo progetto, mi ha dato la possibilità di portare a termine questa traduzione e curatela.
Io cercherò un po' in breve, senza annoiarvi, di presentare questo volumetto che è tanto piccolo quanto, a mio avviso, ricco di contenuti, di stimoli culturali e filosofici. Ma partirei dall'introduzione, diciamo, editoriale. Da dove viene questo testo? Quadrifogli, in tedesco è Fierblätter, è un piccolo saggio di Junger pubblicato nel 1960 sul numero della rivista Antaios, della prima annata della rivista. Junger fu direttore, insieme allo storico delle religioni Mircea Eliade, assai celebre, di questo progetto culturale che durò per oltre un decennio in Germania e vide coinvolti alcuni dei più grandi intellettuali dell'epoca, fra cui possiamo citare nomi molto noti come Roger Callois, Émile Cioran, il fratello di Junger, Friedrich Georg, e anche molti italiani, perché la rivista contenne anche articoli di Cristina Campo, Elemir Zolla, di numerosi orientalisti italiani, fra cui ad esempio Pio Filippani Ronconi e Julius Evola. Ora, dai nomi che ho citato e dalla direzione di questa rivista potete intuire come la prospettiva di Antaios era piuttosto orientata da un punto di vista culturale e filosofico, orientata alla riscoperta, questo lo spiega bene Junger nella presentazione della rivista, alla riscoperta del patrimonio mitico simbolico che la cultura moderna e soprattutto quella degli anni della fine degli anni 50, inizio anni 60, apparentemente aveva oubliato, aveva nascosto. La convinzione di Junger e di Eliade era quella che attraverso la riscoperta del mondo dei miti, dei simboli, delle grandi narrazioni, fosse possibile riportare alla luce per l'uomo del Novecento, per un uomo moderno, secolarizzato, un patrimonio di sapienza che era andato scomparso, che non veniva più trasmesso nella pedagogia, nell'educazione, né a livello scolastico né a livello familiare. E una peculiarità di questo progetto culturale era sicuramente la sua interdisciplinarietà. Quello che contraddistingue il cantiere culturale di Antaios non era tanto il contenuto quanto il metodo, che era appunto legato a questa attenzione al mito e al simbolo, non tanto come contenuto, come oggetto, ma quanto proprio come metodo, cioè provare a percepire la realtà come per gli antichi, come per i premoderni, come un luogo di svelamento, di apparizione di archetipi, di figure che ci dicono qualcosa di un mondo altro rispetto a quello quotidiano, materiale. E questo metodo veniva applicato a tutti i campi del sapere. Infatti in questo decennio di pubblicazioni troviamo sicuramente molti saggi di filosofia e storia delle religioni, ma non mancano articoli di ambito artistico, architettonico, psicoanalitico, persino scientifico. Ecco, Quadrifogli viene pubblicato proprio su Antaios e lì rimane. Poi in Germania è finito anche all'interno di uno dei numerosi volumi che compongono l'opera Omnia di Junger, che sono stati pubblicati dall'editore Klett Cotta. E da lì lo abbiamo in qualche modo scoperto e archeologicamente riportato in vita per i lettori italiani, in questo volume che è tripartito. Presenta infatti il testo di Junger, una mia introduzione per, diciamo, contestualizzare in maniera filosofica i temi di cui Junger parla, e una bella postfazione di Marino Freschi, che è un germanista, che racconta anche con riferimenti autobiografici del suo incontro con Junger e poi della filosofia della natura di Junger, per così dire. Ora, di che cosa parla Quadrifogli? Io non svelerò tutto perché si tratta poi di un invito alla lettura e il testo, come abbiamo visto, è molto breve, quindi lo si legge rapidamente. Ma mi piace, soprattutto visto il pubblico di jungeriani, provare a
connettere questo breve testo ad una serie di temi e di questioni che attraversano un po' tutta l'opera di Junger. In primo luogo, per contestualizzare questo testo all'interno di Antaios, dobbiamo sottolineare il carattere simbolico che per Junger i quadrifogli acquisiscono. Quando Junger ci parla dei Fierblätter, non si riferisce tanto alla loro conformazione soltanto biologica, ma a quella catena di rimandi, di significati di tipo culturale, ma anche in parte possiamo dire metafisico, che il quadrifoglio acquisisce. In questo si vede la formazione goetiana di Junger, che come sapete era un grande amante lettore di Goethe e della grande teoria di Goethe sulla metamorfosi della natura e specificamente delle piante. I quadrifogli sembrano un po' in questo testo una sorta di archetipo del mondo della natura, legati, come è stato detto prima, alla figura della fortuna, perché sappiamo che i quadrifogli portano fortuna e questa conoscenza tradizionale, ci dice Junger, non è un qualcosa di casuale, di superstizioso, ma in qualche modo è una spiegazione forse un po' semplicistica, volgarizzata, di una verità insita nelle cose. E questo permette a Junger di elaborare una sorta di fenomenologia del quadrifoglio, mostrando come nell'esperienza del ritrovamento del quadrifoglio all'uomo che lo scopre succede qualcosa di particolare. Che cosa succede? Dice Junger che a scoprire il quadrifoglio è l'uomo che non si limita a vedere, ma riesce a percepire. Junger utilizza due verbi importanti della lingua tedesca che sono sehen e wahrnehmen. Sehen vuol dire vedere, guardare, mentre wahrnehmen percepire. È interessante che in tedesco questa parola abbia dentro di sé l'etimologia di verità. Vero in tedesco si dice wahr, Wahrheit è la verità, wahrnehmen letteralmente è prendere il vero, e quindi la percezione viene spiegata da Junger come quell'atto in cui l'uomo, vedendo un qualcosa, riesce a isolarlo dal resto delle cose e a vederne la sua verità. E da qui Junger parte con una riflessione molto interessante e, diciamo, anche a mio avviso attuale, sulla differenza fra uno sguardo, per così dire, spontaneo e irriflesso, attraverso cui noi vediamo delle cose, ma in realtà le vediamo solo così, con i nostri sensi, senza prestarci attenzione, e invece uno sguardo che penetra profondamente nelle strutture della realtà, nelle strutture del cosmo. È un po' il tema che emerge anche in un concetto fondamentale dell'opera di Junger, che è la visione stereoscopica, che in questo testo non viene citata, ma che sicuramente si può connettere. L'idea che non tutte le visioni, non tutti gli sguardi sono uguali, ma c'è anche una educazione allo sguardo della realtà, così come Goethe parlava dell'educazione estetica. E questa pedagogia, in qualche modo, è una urgenza della contemporaneità. Quadrifogli, abbiamo visto un po' una chicca, una piccola riflessione jungeriana su un tema di filosofia della natura, e visto anche che fu pubblicato nel 1960, quindi quando Junger aveva 65 anni, possiamo inserire quest'opera, diciamo, nella maturità della produzione filosofica jungeriana. E qui volevo fare una breve digressione. Spesso nell'interpretazione di Junger, nella scolastica, diciamo, jungeriana, si tende a riconoscere due fasi fondamentali che alcuni tendono o a scindere o addirittura a contrapporre: quella, lo dico molto brevemente, in maniera un po' stereotipata, di uno Junger giovane, fautore di un realismo eroico, celebratore della tecnica, in qualche modo di uno Junger quasi futurista, che poi, dopo aver vissuto il dramma della Seconda Guerra Mondiale e, diciamo, provando una disillusione verso quel tipo di civiltà,
dopo, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, dagli anni 50, si volge a una meditazione molto più intimista, legata a temi filosofico-teologici, all'attenzione al mondo della natura, acquisendo invece uno sguardo appunto molto più critico verso la tecnica e dal respiro diverso, più diciamo meditativo. Ora, se questa distinzione sicuramente ha degli appigli testuali, e ovviamente Junger, come ogni altro autore, vive nella sua biografia un percorso di crescita e di evoluzione, a mio avviso non si tratta tanto di una radicale contrapposizione, ma in realtà entrambe le, ma piuttosto di un cambiamento, di uno slittamento di tono, di atmosfere. In realtà, se si studia attentamente l'opera di Junger, entrambe le epoche hanno delle anticipazioni o delle ripercussioni sulla fase precedente o antecedente. Cioè, già lo Junger, filosofo della tecnica e realista, presenta una, a mio avviso perlomeno, una filosofia che non è un puro volontarismo nichilista, ma preserva e allude all'importanza di una nuova metafisica, di una di uno sguardo sul mondo delle cose, sul mondo della realtà esterna all'individuo, che certamente entra in dialogo con la tecnica e con la potenza della mobilitazione totale, ma in una maniera molto complessa. Così come questo Junger, filosofo della natura, non è un conservatore passatista che si rifugia appunto soltanto in un isolamento naturalista, ma è piuttosto un autore che ritrova all'interno delle forme della natura, delle strutture del cosmo, proprio dei riferimenti di carattere metafisico, ontologico, essenziali, che gli permettono di ricomprendere meglio gli stessi problemi di cui parlava in gioventù. E un dato, ad esempio, bibliografico che testimonia questa tesi è che il testo celebre Maxima Minima, note sull'operaio, sul lavoratore, a seconda di come viene tradotto, un'opera con cui Junger torna sui temi dell'operaio, certamente con delle integrazioni, con delle rettifiche, ma sostanzialmente conservando la stessa posizione, risale appunto a molti anni dopo l'opera, che è un po' il classico di Junger. E quindi anche in questa seconda fase troviamo dei, come dicevo, dei riferimenti importanti alla fase giovanile jungeriana. Uno dei testi, a mio avviso, più interessanti per tracciare questo fil rouge, che non è troppo noto, è un libro che si chiama Tipo, nome e forma, pubblicato parecchi anni fa dalla casa editrice Renaus, che è uno dei testi meno noti e forse anche un po' più complessi per il suo carattere profondamente filosofico di Junger, ma che secondo me meriterebbe una riscoperta e molto studio. Fra l'altro, il terzo di questi testi, perché l'opera comprende tre sezioni, che è il testo sulla forma, apparve anch'esso sulla rivista Antaios, segnando di nuovo, ecco, una continuità nell'opera di Junger. E in questo testo sulla forma, Junger riprende un concetto, quello di Gestalt, che era già stato introdotto e studiato proprio all'epoca dell'operaio. Qui è vero, lo declina in un contesto diverso, perché in questo libro Junger parla essenzialmente delle strutture fondamentali della realtà, e la sua tesi è che all'interno delle fondamenta archetipiche del cosmo vi sono delle figure che promanano un po' quasi per emanazione da questo fondo indistinto della realtà, questo fondo a cui Junger guarderà sempre con grande fascino, quello che è al muro del tempo, secondo la definizione della sua opera famosa. E però da questo indistinto ci sono delle concrezioni, delle emanazioni che si danno all'uomo in delle strutture che l'uomo riconosce come tipi e forme.
e adesso non sto a soffermarmi sulla distinzione fra le due perché è un po' tecnica e fra l'altro molto complessa, ma sono in entrambi i casi essenzialmente delle categorie che tengono insieme il particolare e l'universale. E l'uomo come fa a riconoscere questi tipi e queste forme? Attraverso il nome, attraverso la denominazione. Junger qui riprende il valore magico, creativo, catartico della parola e anche qui lo fa in un tentativo filosofico molto interessante che va oltre le classiche opposizioni, quelle diciamo fra, ad esempio fra nominalisti e realisti. Junger non ci sembra dire né che, qui semplifico un po', è l'uomo che si inventa i nomi delle cose e così dà forma alla realtà, né che esiste una realtà esterna a noi totalmente oggettiva che l'uomo subisce passivamente, ma ci parla di una relazione complessa e quasi inscindibile fra soggetto e oggetto, fra l'uomo che scorge la realtà, la studia, pratica quella percezione selettiva tramite cui nomina le cose e così riconosce la forma, il tipo essenziale che costituisce la realtà. Il quadrifoglio potremmo intenderlo come una delle forme fondamentali del mondo della natura, ma al contempo questa natura in qualche modo si dà all'uomo, per usare un'immagine, un concetto di Heidegger, c'è un disvelamento della natura nei confronti dell'uomo, delle forme della realtà, e quindi esiste in qualche modo una sostanza, un fondamento. E questa tesi permette a Junger di acquisire quello sguardo così affascinante anche sul piano letterario che anche nei periodi più bui e più tragici ci potrebbe far parlare nella sua opera di un ottimismo cosmico o forse di un realismo, perché Junger certamente non è un ottimista in senso ingenuo, però non è nemmeno un pessimista alla Schopenhauer, alla Leopardi, alla Cioran. È un autore che rintraccia appunto una peculiare struttura della realtà e che ha l'ambizione di pensare che anche nei tempi più bui il singolo, di cui Junger ci parla in varie opere, pur nella catastrofe totale, può riuscire a smarcarsi dalla collettività gregaria e a scorgere queste forme, a scorgere questa dimensione di senso. E quest'opera è ricca di passaggi molto belli in cui si chiarisce questa immagine. E me ne sono segnati qualcuno che vi leggo. Allora, tornando su quella distinzione fra vedere e percepire dei quadrifogli, possiamo trovare una consonanza in questo testo laddove Junger scrive: denominare significa sviluppare dall'innominato, vuol dire trascegliere. Quindi dare un nome, dice Junger, alle cose, riconoscerne l'essenza, vuol dire scorgere nel caos delle cose, nell'innominato, in questo fondo senza forma, dionisiaco potremmo dire con Nietzsche, un qualcosa che lo sguardo è in grado di selezionare, di riconoscere e così di portare alla luce, di facendogli acquisire una dimensione di senso. E ancora Junger scrive: la potenza di creare tipi nell'universo corrisponde a una forza ammonitrice e a un'attenzione desta nell'uomo. A ciò che gli viene mostrato in immagine, egli risponde dapprima con lo stupore, poi con la parola, archetipo dell'opera d'arte. Quindi questa percezione delle cose, dice Junger, si accompagna alla meraviglia, questo è un altro tema che è presente in molte sue opere, e questa meraviglia permette in qualche modo la connessione fra il mondo della natura e il mondo dell'artificio, della cultura, dell'arte. Perché è riconoscendo queste forme della realtà che poi l'uomo le converte in nomi e l'artista le converte in opere.
E ancora la potenza di creare tipi, o ancor meglio di generare tipi nell'indistinto, corrisponde a una capacità dell'uomo che si può tranquillamente definire virtù magica. Grazie a tale forza egli può non tanto decidere della realtà delle cose che incontra, bensì determinare il rango, l'ampiezza e la durata che vuole concedere a ciò che ha percepito come per quello che è preso per vero. Cioè l'esperienza del riconoscimento di questi tipi e di queste forme, dice Junger, è come una virtù magica che permette all'uomo non tanto di fondare la realtà in un senso appunto relativista, come se questa non esistesse, ma di portarla in essere, di portarla a disvelamento, di stabilire, dice Junger, l'ampiezza, la durata e il rango di quello che viene preso per vero, ossia percepito appunto, nel senso etimologico. E per continuare su questi temi, Junger torna sul tema della forma che, dicevo appunto, è un tema centrale dell'operaio, perché Junger parla appunto della forma del lavoratore, spiegando come il lavoratore non è tanto una figura economica o sociale, come ad esempio nella prospettiva marxista, come vari interpreti di Junger avevano equivocato, fra cui gli stessi Spengler e Schmitt, bensì una nuova figura antropologica, un vero e proprio tipo umano nuovo, che ha un diverso modo di pensare, di abitare il mondo, di percepire le cose, proprio per il suo rapporto con la tecnica. E il fatto che Junger torni sul tema della forma, anche qui mi pare interessante. Qui utilizza questo concetto in un senso distinto, però ci parla sempre di questa costruzione della realtà attraverso forme, tipi. La concezione della forma, scrive Junger, presuppone l'uomo, e precisamente non solo in quanto colui che percepisce, bensì anche in quanto spirito che testimonia. Non solo nell'uomo sopraggiunge qualcosa di nuovo, ma quest'ultimo viene anche denominato da lui, dunque non solo conosciuto, bensì anche riconosciuto. Per tale ragione vi è in ogni denominazione, in ogni attribuzione di nomi, una particolare responsabilità. Viene in tal modo sottratta all'indistinto una cerchia sulla quale non può più essere avanzata alcuna pretesa da parte di altre potenze. L'uomo ha, dice Junger, una grande responsabilità nel denominare le cose, nel costruire tipologie, forme, proprio perché non compie un gesto superficiale, ma aiuta il cosmo a disvelare se stesso. E qui si arriva a quell'idea di ottimismo cosmico di cui vi dicevo, che è un'idea che è molto presente, a mio avviso, anche in uno dei testi, questo invece sì, famoso di Junger, che è Al muro del tempo. E qui Junger mostra di avere una convinzione forte di una unità fondamentale della realtà, e in questo testo ci parla di questa unità dell'universo, in cui il ruolo dell'uomo è ancora una volta quello di riscoprire le forze dell'elementare, le forze del dominio mitico, che, dice Junger, stanno cambiando perché esse interferiscono con la storia, di modo da fondare in qualche modo mitopoieticamente una nuova costruzione di senso. Junger parla dell'importanza di sapere che si possiede un destino e dice che sentirsi dire tutto ciò, cioè sentirsi dire che l'uomo può possedere un destino, è un desiderio inestirpabile dell'uomo. Questo anche appunto nel tempo della secolarizzazione,
del disincanto del mondo, per citare Max Weber. Ecco, nel quadrifoglio si trovano in maniera molto allusiva, più diciamo espressa in maniera più semplice, con maggiore attenzione alla sensibilità poetica, questo ampio novero di temi. E per questo sono stato molto entusiasta nell'idea di pubblicare questo volumetto, pur così piccolo e sintetico, perché lo trovo un testo davvero affascinante e in qualche modo introduttivo alla visione del mondo di Junger, soprattutto alla sua sensibilità, alla sua percezione delle cose. E ecco, con questo concluderei la presentazione, poi ovviamente se ci sono domande, curiosità, o in generale se qualcuno voglia di commentare, sono molto lieto. Poi abbiamo la postfazione di Marino Freschi, dove ci cita della presenza di Junger in Italia, a Roma e a Napoli presso l'università, e quindi ci fa vedere Junger molto disponibile a parlare, a stare, a dibattere, a chiarirsi. E ci piace perché anche a Napoli abbiamo avuto fra l'altro il piacere di vedere l'acquario e vedere tutti i documenti che attestavano, grazie a chi all'epoca, alla dottoressa Bentivegna, tutti i documenti che attestavano la presenza di Junger lì quando studiava, e quindi è stato un bel viaggio in loco. E quindi ritrovarlo anche scritto qui è stato gradevole quando l'ho studiato lì. È molto interessante il fatto che è noto che Junger amava molto l'Italia, fece molti viaggi, soprattutto al sud. E questo amore in realtà è condiviso fortunatamente da tantissimi autori letterati dell'Ottocento e Novecento. Però in particolare si trova nel mondo tedesco in maniera molto forte in altre due figure, che sono Goethe e Nietzsche, e esiste questa linea di pensiero, diciamo, Goethe, Nietzsche e Junger, perché diciamo impensabile Nietzsche senza Goethe, sarebbe impensabile Junger senza Goethe e Nietzsche, e c'è questa intricata serie di letture, di riferimenti, io penso proprio di sensibilità comune, al di là poi delle concettualizzazioni specifiche che ovviamente sono diverse in questi autori. Forse il fatto che ci fosse questa passione anche geografica condivisa non è casuale. Poi Junger era molto legato all'Italia, oltre che per le sue passioni, diciamo, culturali e paesaggistiche, anche perché, come sapete, lì morì suo figlio sulle scogliere di marmo, appunto in Toscana, in guerra, e quindi, come dire, l'Italia fu un po' croce e delizia per Junger. Anche Junger aveva un figlio perduto nella guerra? Sì. Sì, c'è questa storia abbastanza drammatica, perché questo figlio di Junger, Erstel, che era nell'esercito tedesco e partecipò a uno scontro in Italia, era vicino appunto a Massa, a Massa Carrara, e ci sono vari documenti che attestano come, dato che Junger era molto inviso al regime nazionalsocialista, che non poteva, come dire, che era costretto a tollerarlo per la grandezza dello scrittore e per il suo carattere comunque patriottico, per cui in realtà Junger come autore era amatissimo anche dai giovani, anche nazionalsocialisti, ma si, come dire, prese sempre le distanze dal regime, non vorrei mai collaborare, nonostante anche le generose proposte che gli furono fatte,
e appunto ci sono vari studi che attestano come fu esplicitamente chiesto in quel conflitto di tenere il figlio di Junger fra le prime linee, in qualche modo destinandolo alla morte certa. E fra l'altro la salma, se non erro, forse voi conoscete anche meglio la storia, ma fu diciamo recuperata anche grazie all'aiuto di alcuni italiani, sì. Mi pare Marcello Staglieno, credo, sì. E Junger poté così almeno diciamo avere la serenità della sepoltura. E, ecco, questa fu per lui una grande sofferenza, ovviamente. E, però ecco, un altro fatto importante della sua vita, anche in questo caso tragico, che lo lega all'Italia. Ma anche un altro grande filosofo della prima guerra mondiale, Edmund Husserl, anche lui ebbe il figlio Gerard morto ucciso nella prima guerra mondiale, questa fu una sofferenza immensa. Mi sembra anche, ora non mi viene in mente, un altro filosofo, anche lui nella prima guerra mondiale perse un figlio, però non mi ricordo, non mi voglio dire, non mi conosco sicuramente. No, non sapevo. Io voglio fare due domande. Questa capacità dell'uomo di trarre forme dall'indistinto originario è una capacità che è innata oppure che l'uomo ha acquisito nel tempo e quindi come tale soggetta anche a regredire oppure a estremizzarsi in modo tale che alla fine per trarre alcune forme parziali perde la percezione del tutto? Questa è la prima domanda, non so se lo risolvo. La seconda è questa. L'operaio, la tecnica, in che rapporto sta il passaggio al bosco del ribelle con questo nuovo tipo antropologico di soggetto umano? Cioè l'operaio che è frutto anche della tecnica, perché certamente la pensare soltanto in un'epoca in cui la tecnica era già scatenata, insomma. In che rapporto sta? Perché potrebbe vedere una contraddizione. Certo. Allora, le due domande sono molto interessanti, molto pertinenti e per nulla semplici, quindi provo a dare un po' la mia interpretazione e poi si può aprire appunto un po' anche la discussione. Allora, sulla prima questione, per come mi pare di intendere l'opera di Junger, questa capacità di scoprire le forme della realtà è in qualche modo una struttura fondamentale della conoscenza dell'uomo, di cui Junger ha una visione per nulla riduzionista, quindi evidentemente l'uomo per Junger non è soltanto un animale, ma in qualche modo è una creatura che è in connessione con una dimensione che Junger lascia sempre un po' indecisa e per cui utilizza vari nomi, a volte la chiama, lo definisce lo Zeitlose, il senza tempo, quello che ha il muro del tempo, l'ineffabile, diciamo per semplicità, diciamo una dimensione di origine, di metafisica. E questa capacità è, quindi direi possiamo dire in qualche modo è innata perché è connaturata alla nostra natura, però per diciamo esplicitarsi, per svilupparsi, per essere portata a coscienza richiede in qualche modo un esercizio. E quindi non tutti la sanno mettere in campo. E Junger riconosce come nelle epoche in cui vi era maggiore centralità del sacro all'interno delle società, questa capacità fosse maggiormente sviluppata, perché c'era una educazione attraverso una serie di conoscenze di carattere
non soltanto razionale, ma anche appunto simbolico, religioso, che permetteva di accedere in maniera più diretta a queste forme originarie. E quindi l'uomo moderno sembra in qualche modo vivere in una dimenticanza, in una difficoltà a scorgere queste forme. Questo perché è cambiato l'uomo, nel senso che Junger nota questa in qualche modo evoluzione antropologica e in cui nasce anche appunto la figura dell'operaio, ma anche il mondo in qualche modo, penso si possa dire per Junger, cambia, nel senso che la storia è riconosciuta da Junger come una forza decisiva dell'esistenza e quindi riprendendo l'immagine dalla letteratura, da alcuni poeti, Junger parla spesso del fatto che gli dei si sono ritirati, che quindi è un po' sintonico il processo. Da un lato l'uomo tende a dimenticare, a essere incapace di scorgere questa dimensione, e dall'altra è anche questa dimensione stessa che tende a ritrarsi. Junger è molto attento alla questione del nichilismo, riprende molto questo tema da Nietzsche, l'idea della morte di Dio, di questa desolazione che si vive nella nostra epoca. Però Junger ha questo ottimismo di fondo che citavo prima, per cui la sua opera vuole in qualche modo essere propedeutica a provare a riflettere sul fatto che appunto questa capacità noi potenzialmente ce l'abbiamo ancora, che alcuni filosofi, alcuni poeti, alcune figure di riferimento in qualche modo l'hanno sviluppata. E quindi anche in Junger, come in Heidegger, viene data grande importanza alla dimensione poetica come luogo di svelamento di queste forme. Ecco, sul primo tema direi questo. Sul secondo, sicuramente Junger è molto attento allo studio, diciamo, dell'antropologia, e attribuisce in tutta la sua opera grande importanza alle figure della soggettività. Le tre grandi figure della soggettività in Junger sono il lavoratore, il ribelle, che poi in tedesco è il Waldgänger, cioè colui che passa al bosco appunto, e l'anarca. E queste tre figure sono diverse, perché infatti hanno tre nomi diversi, vengono sviluppati in opere diverse. Però hanno, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, ci sono tanti studi in merito, una certa continuità. Alcuni elementi, diciamo, direi che gli elementi in comune sono legati da un lato a questa centralità di un soggetto che Junger spesso chiama singolo. Sono tutte e tre delle figure di singoli. A Junger non piace molto la parola individuo, che nel linguaggio comune è un po' sinonimo di singolo, perché tende a pensare all'individuo come la soggettività del mondo moderno, liberale, borghese, che a Junger, come sapete, non andava molto di genio, ossia in qualche modo l'uomo come individuo, come io scisso dagli altri, appiattito sul piano utilitaristico e materialista. Il singolo, in qualche modo, per usare l'immagine di un altro autore che ha studiato molto Junger, che è Evola, è un po' l'uomo differenziato, è quell'uomo che appunto è un singolo, ma è capace anche di andare oltre se stesso e di connettersi sia in senso verticale con questo mondo dei simboli, della metafisica, delle forme, sia in senso, diciamo, orizzontale con la storia, con la comunità di riferimento. Queste figure sono sicuramente appunto diverse, ma mi pare che hanno in qualche modo questo elemento comune. Nel lavoratore Junger contestualizza questa ricerca di una antropologia nuova, diversa da quella individualista, moderna, borghese, in quello che secondo lui è il risultato, il prodotto della Grande Guerra. Quindi questi uomini che hanno vissuto grandi sofferenze, che in qualche modo Junger dipinge le sue grandi opere sulla guerra con queste atmosfere di realismo eroico, questi uomini dalla grande volontà, dalla grande centratura
spirituale, che si accorgono che un mondo è crollato e che se ne sta aprendo uno nuovo. E in questo mondo nuovo queste figure riconoscono in maniera oggettiva, diciamo fenomenologica, l'irrompere della tecnica. E Junger ogni tanto ha sicuramente delle, forse un po' de, diciamo, degli eccessi di, come dire, di entusiasmo per questo mondo della tecnica, però già negli scritti giovanili è piuttosto, a mio avviso, equilibrato nel vederne i chiaroscuri. Junger tende a riconoscere che la tecnica è ineluttabile e quindi non si può chiudere gli occhi davanti ad essa. L'uomo può in qualche modo o subirla passivamente o diventarne artefice, protagonista, e il lavoratore è questo tentativo di elaborare una nuova figura antropologica che si accompagni, quasi si fonda in maniera quasi un po', come dire, simbiotica con la tecnica, non però per creare il mondo del capitalismo occidentale. Non è voluta dall'uomo, cioè l'operaio, come viene chiamato, è un qualcosa che viene fuori. Infatti nell'operaio stesso dirà che diventerà una grande forza nel momento in cui prenderà coscienza. Quindi esatto, è un qualcosa che la terra, abbinata alla tecnica, fa modificare nell'uomo e colpisce completamente tutti i settori dell'uomo, cioè dall'abbigliamento, dal fisico, dalla struttura, ogni cosa che riguarda l'uomo si modifica, sta cambiando. Un occhio attento, credo che dica Jung, lo può già riconoscere nell'epoca che ha scritto il libro, però più si andrà avanti, più si vedrà. Solo manca la coscienza dell'operaio, che non si intende il lavoratore, perché riguarda tutti gli, diciamo, i settori, quindi non è colui solamente che lavora in fabbrica, ma può essere l'impiegato, può essere tutti che cambiano il loro modo di vedere. Bellissimo, credo che sia nel libro, il fatto del cambiamento dell'abito, i lineamenti, cioè cambia completamente tutto. L'uomo, leggendolo oggi, è incredibile perché dice porta maschere, che è il casco, cioè la maschera per lavorare, quindi per se è in fabbrica, gli occhiali se fa il corridore, cioè se noi oggi guardiamo con la pandemia, portiamo già le maschere, dice cambierà anche il volto, quindi è un tipo. Il tipo credo che non sia voluto dall'uomo, ma l'uomo lo riconosce perché modifica se stesso, cioè l'uomo di una volta non c'è più, ma c'è un nuovo uomo, il quale avrà non solo un fisico e un modo di fare totalmente diverso, ma avrà delle idee, cioè il mondo precedente scomparirà completamente, con tutti i suoi valori, cioè quello che se uno legge oggi Jung non si rammarica nel vedere che tutto si sta deteriorando, perché in questo deterioramento c'è già la nascita di una cosa nuova, che noi forse singolarmente come non riusciamo a vedere, ma lui aveva già visto, l'aveva già visto decenni fa. Cioè, mi scusi se ho... Mi sembra una bellissima e chiarissima esposizione. E quello che dicevo, cioè... Jung ha uno sguardo piuttosto molto realista sul problema. Diciamo che probabilmente al tempo dell'operaio aveva anche maggiore fiducia che l'apparizione di questa nuova figura che coscienziosamente si vive come tipo tecnico fosse in qualche modo vicina. C'è tutto questo riferimento già appunto mitico simbolico in quel libro alla figura del titano, del Prometeo. Jung riconosce in qualche modo la morte di Dio, per citare Nietzsche, o la fuga degli dèi, e dice sta arrivando l'età dei titani, che sono comunque delle figure, come dire, non umane, ma che appartengono a un rango diverso. Successivamente, probabilmente Jung tende a essere più disilluso rispetto alla vicinanza e alla positività della realizzazione, dell'inveramento di questo processo.
e lì viene fuori il passaggio al bosco. Però al contempo Junger continua, posso non fare in quel libro ma in altri testi. Una piccolissima osservazione, solo, mi scusi, cioè tanto stiamo dialogando. Certo. Allora, secondo me ci sono due cose che vanno separate. Uno è l'operaio, che è un tipo dell'uomo, e questo non c'è niente, non sfugge. Siamo già nell'epoca del lavoratore, chiamiamolo così, è già cambiata questa figura, anche se non la vediamo tanto. Il ribelle, il passaggio al bosco e l'anarca non riguardano tanto il tipo, ma riguardano il singolo, come ha detto giustamente lei prima. Cioè, in un mondo che sta cambiando, dove l'uomo non è più quello che noi credevamo che fosse fino a un'epoca, fino a ora, ma è una nuova figura, un nuovo tipo, parla proprio di tipo, in questo il singolo che possibilità ha? Allora ha quella del passaggio al bosco, che successivamente diventa quella della marca, perché in questo mondo del lavoratore non è che diventa se... sì, se vorrà, però riguarda un tipo particolare di uomo, cioè un singolo, cioè non riguarda l'insieme, riguarda uno. Quindi l'anarca è uno, potrei essere io un anarca, potresti essere te e via dicendo. Quindi non tutti saranno anarchici, che non c'entra nulla, non saranno questa figura qui. Questa è un singolo che ha preso coscienza in maniera particolare e cerca una libertà che nell'anarca è solo la libertà interiore. Mentre nel passaggio al bosco era già un andare precedente, il passaggio al bosco, quindi in un luogo, in un luogo nel quale si ritira. Vabbè, allora se per questo è diverso il rapporto del ribelle e lo Stato, l'anarca, perché l'anarca... Quindi sono due settori che separerei, ecco, li metterei, uno riguarda il singolo e uno riguarda tutti. Junger io lo trovo molto complicato a volte nella lettura, proprio perché questo passaggio tra l'uno e tutti non sempre è facilissimo a leggere, cioè di quanto sta parlando di uno o dell'altro, si diverte, io si è divertito, scusi, mi perdono. La necessità adombrata di passaggio al bosco a livello individuale presuppone un giudizio di valore non positivo, quantomeno sul lavoratore, sulla nuova tipologia umana. Ecco, direi che più che sulla tipologia, sì, no, dicevo solo una cosa, più che sulla tipologia, credo che sia sul suo vivere questa situazione, cioè ognuno di noi poi vivrà questa situazione in una certa maniera. Quindi sì, io diciamo ho sempre, poi ci sono varie sfumature, certo. A me quello che affascina moltissimo di Junger e più in generale degli autori post-niciani, diciamo, della rivoluzione conservatrice, è che quasi tutti hanno sempre questo sguardo molto dualistico sui fenomeni, cioè quasi tutti i temi, tutti i processi vengono intesi come non come qualcosa di in sé negativo o positivo, ma come un'apertura di una serie di fenomeni, di dimensioni spirituali, culturali, che possono, in base a come poi interagiscono con l'individuo o con le civiltà, declinarsi in una maniera costruttiva, fondativa, o al contrario degenerare. E nella loro diversa lettura, perché ci sono molte differenze, mi pare che proprio sulla tecnica questo dualismo sia molto chiaro in Junger, ma come anche in Heidegger, in Spengler e in altri autori. Recentemente adesso sto lavorando un libretto di Ernst Niekisch, che è un autore meno noto, ma che appartiene sempre un po' al novero della rivoluzione conservatrice. Lui, la sua posizione ancora più rivoluzionaria del gruppo dei nazional-bolscevichi, ed era molto amico di Junger, e ha scritto anche lui dei contributi sulla tecnica molto interessanti, forse non della stessa levatura di Junger, ma davvero consonanti, anche perché
Nietzsche è stato uno dei pochi a interpretare al momento dell'uscita del libro di Junger in maniera coerente questo testo. E tutti questi autori tendono appunto a vedere l'ineluttabilità di questo processo e la possibilità da parte dell'uomo di viverlo, diciamo, in maniera attiva o passiva, di farsi dominare da essa o meno. Ecco, in Junger mi sembra che questo tipo di problema porti una grande responsabilità all'individuo, ecco, al singolo, per usare il suo linguaggio, all'uomo. E mi sembra che ci sia un po' questa, appunto, diversa sfumatura per cui nell'operaio Junger ha, in alcuni passaggi, puoi intervenire che hai la lettura più fresca, ma dei toni anche più, appunto, ottimisti, quasi, diciamo, celebratori verso la possibilità, ma però anche lì parla sempre di una possibilità che l'uomo e anche, diciamo, un popolo riesca a farsi carico di questa, diciamo, integrazione spirituale, simbolica della tecnica. E successivamente, probabilmente vedendo lo sviluppo storico e le vicende a cui Junger partecipò, questo aspetto si, come dire, viene un po' di disillusione. Però Junger non modificherà mai questa tesi di fondo, perché anche nel Muro del Tempo, ad esempio, che è un testo del 1959, Junger parla dell'avvento futuro, forse con un linguaggio un po' più, diciamo, astratto, meno storico, ma di questa età profondamente spirituale in cui la tecnica, dice Junger, si spiritualizzerà. Junger riprende anche la scansione da Gioacchino da Fiore, nelle tre grandi età che questo mistico cristiano immaginò, quindi l'età del padre, l'età del figlio e l'età dello spirito, e dice che noi ci stiamo approssimando a quella che sarà l'età dello spirito, che altre volte chiama l'età dell'acquario in un'altra terminologia. E in questa età non ci sarà un ritorno naturalistico a un mondo pretecnico, ma invece ci sarà uno sviluppo, questo ovviamente l'immaginazione creativa di Junger, lo sviluppo in un senso nuovo di questa tecnica. Probabilmente, appunto, in quei testi Junger tende a dare degli indirizzi anche concreti, perché hanno un valore proprio esistenziale, sono quasi un po' dei breviari di comportamento all'uomo moderno che vive in un mondo che non sta in questo momento andando in quella direzione e vuole conservare quella libertà interiore, quella, diciamo, forma di realizzazione che fatica in una collettività che non sta pensando alla tecnica in quel modo. Ovviamente, diciamo, questa è una fra le tante interpretazioni possibili, però sicuramente, ecco, questa sensibilità verso la tecnica in Junger rimane. Ci sono anche molti aforismi belli nei suoi diari tardi, anche in alcuni scritti, come anche nella Forbice, mi ricordo, ne torno a parlare, che è uno dei suoi ultimi scritti. E riconosce nella, diciamo, dematerializzazione della scienza, in quel passaggio che spesso, che tutti ripetono sempre, della trasformazione scientifica del Novecento, che supera il positivismo attraverso una serie di nuove scoperte in ambito fisico, la teoria della relatività, la fisica quantistica, eccetera, un segno di questa, in qualche modo, spiritualizzazione della tecnoscienza, che diventa qualcosa di sempre più, appunto, di sempre meno materiale e sempre più sottile. Sarebbe stato interessantissimo avere uno Junger oggi
che interpreti il mondo del virtuale, del digitale. È sempre interessante capire, cioè sapere insomma, cosa oggi Jung penserebbe, ovvero sia se l'uomo riesce in qualche modo a padroneggiare la tecnica o se al contrario ne è padroneggiato. Questa mi sembra una domanda fondamentale. Il problema è che io sono più pessimista. L'uomo detto così, fra virgolette, non ha il potere, non sarà colui che potrà interagire, sarà colui che dovrà solo guardare, ritirarsi al bosco perché non avrà possibilità di fare. Non gli sarà dato, già la risposta. Perché il potere non sarà certo di un uomo evoluto, ma sarà di queste persone e non sono certo. Questa è già la risposta. Quindi la salvezza è individuale. Esatto. Sicuro. Non c'è altro. Io invece... Però il problema è di fare in modo che tanti individui si salvino, perché se ne salvano solo, insomma, è un problema. Leggendo Jung, io mi sono fatta personalmente un'idea diversa. Cioè, allora, il primo passo, cioè, è questo lavoratore che viene fuori, questo tipo, e su questo non dipende dall'uomo, è proprio tutto l'insieme della storia, della tecnica, eccetera, che modifica. E su questo, sul singolo va bene il passaggio al bosco e all'altro, però questo lavoratore ha in sé la possibilità di diventare un eroe, perché c'è in Junger, sempre nell'operaio, lo dice, come ci sono state le figure eroiche nella cavalleria e via dicendo, ci può essere nel lavoratore. Quindi noi possiamo anche sperare, cioè non è detto che questa situazione odierna, che leggendo l'operaio si vede benissimo, addirittura c'è un passaggio, una riga, è che io non mi scrivo mai niente, non ho una memoria eccezionale, c'è scritto: può darsi che un giorno, andranno le persone all'anagrafe e sceglieranno il loro sesso, cioè quello che sta avvenendo oggi. Cioè io credo che sia di un'attualità veramente incredibile questo libro, parla proprio già di quello che sta avvenendo oggi. Però la cosa fondamentale che per me mi dà un senso di positività nel futuro è dato dal fatto che questa, poi altra cosa importantissima, lui dice che questo lavoratore si distaccherà da tutti i partiti politici, cosa che sta avvenendo. Cioè io lo trovo attuale, un libro scritto circa 60-70 anni fa, quant'è? Tantissimi anni fa. Quasi 100 anni fa. Allora, leggendolo oggi e vedendo i fatti che stanno avvenendo, uno vede e comprende meglio la lettura di Jung, credo. Poi potrà diventare questo eroe, questo che vedrà il lavoro come unica forma della sua vita. Cioè il lavoro non è più il lavoro per mangiare, dormire e via dicendo, ma diventa una cosa quasi sacra. Cioè, uno stile da ufficio. A me mi affascina, cioè mi affascina, ecco, devo dire la verità. Cioè vedo questo lato qui e mi dà anche una certa gioia e anche un certo guardare agli avvenimenti con meno angoscia, perché oggi non credo che siamo in un momento di allegria, giusto? Però avendoli già scritti, avendoli già visti, avendo tutto, dico, allora... Io prendere la consapevolezza per poi, come diceva qualcuno, di ti salvi da solo, ma anche associandoti a un gruppo. Sì, questo addirittura nasce proprio tutto un insieme. No, prendiamone atto, no? Quello che scriveva già 60 anni fa, quasi Junger, no? Anni. Ok, arriverà il giorno che ognuno sceglierà il proprio sesso, sceglierà, non so, di avere, no, dei costumi. Cioè, quello già c'era. La donna che si depila sotto le ascelle fino a 70 anni fa, era impensabile, era una moda diversa. Ma come tante altre cose, no? Gli uomini che vanno con uomini, le donne che vanno con... Quindi noi ne prendiamo una consapevolezza e lo accettiamo, però ci deve essere qualcosa di più, quindi... Sì, no, c'è, perché c'è l'eroe. Esatto, quindi l'eroe vuol dire
mi ritiro nel bosco, però con un gruppo di persone, con una community, porto avanti. Ma diciamo, secondo me non c'è bisogno, cioè il singolo, io ora potrei ritirarmi in un bosco, oppure non è un eroe che si ritira in un bosco. No, secondo me invece l'eroe è colui che lotta. Lotta, ma lotta in una forma, non nel bosco, deve essere un eroe. No, perché se non è eroe si entra in quello che è il meccanismo. Ma questo meccanismo finirà, non è? Cioè noi lo vediamo come un meccanismo che porterà avanti. Questa è una fase di dissolvimento. Cioè lui parla di deve sparire tutto quello che noi abbiamo come categorie mentali. Non ci sarà l'uomo come individuo, lui parla, se non sbaglio, individuo, la psicoanalisi, psicologia, sparisce, non c'è più questo senso io, perché non lo avrà dentro di sé, è un altro tipo di uomo, cioè un altro tipo. Infatti parla tipo sì, vuol dire un qualcosa che non è uguale a quello di prima, cioè chiaramente eravamo tipi anche noi, ma di un'altra categoria. Cioè vedo, e si riallaccia giustamente, come ha detto lei, alla guerra, con il come si chiama, il milite ignoto, il milite, perché lui si rifà a questo, diciamo, soldato, perché lui fa sempre il parallelo tra quello che c'è stato nella guerra e quello che avviene. E il soldato nell'ultima guerra, anche quella precedente, era uno che ha fatto il proprio dovere fino, e nessuno lo ricorda perché è milite ignoto. Infatti è quasi un eroe, l'eroe dell'epoca precedente, impersonale, che ha sofferto, ha lottato, si è sacrificato fino alla fine della sua vita, sapendo che la guerra era persa. Questa grande difficoltà che una, diciamo, è una individualità non individuale, è difficile parlarne. Difficile. Perché appunto da un lato c'è questo emergere di questa grande soggettività, perché è una figura appunto eroica, che vive questo stile epocale, però al contempo è una figura, un tipo che va oltre l'individuo come io, dotato di coscienza, separato dagli altri, ma invece ha una forte ambizione, possiamo dire anche comunitaria, collettiva. Sì. Per come ce l'ha, come ce l'aveva in guerra l'esercito, che per Junger in qualche modo nella società civile era destinato a fondare uno stato quasi basato sugli schemi dell'esercito. Cioè penso ci sia, c'è un qualcosa che avverrà, che noi ne prenderemo coscienza piano piano e non siamo ancora completamente consapevoli. Quindi, ma sarà positivo, un qualcosa positivo, o almeno darà luogo a una nuova epoca. E poi è vero che ogni volta che lo, sono una cosa bravissima, ogni volta che lo si rilegge si trova riferimenti alla contemporaneità, poi uno ha l'occhio un po' viziato ovviamente. Ho trovato questo passaggio, dice, nel muro del tempo: è un pregiudizio ritenere che le malattie siano destituite di senso. Le malattie sono delle prove. E così conclude. Delle parole. Prove. 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 Però in una scansione del percorso dell'uomo nell'opera di Junger, no? Cioè ora Junger è vissuto moltissimi anni, però per noi è ancora recente. Cioè, se ci poniamo in un'ottica futura, guardando indietro alle premonizioni di Junger, ci dobbiamo fare una domanda, penso. Dopo l'operaio, dopo il ribelle, dopo l'anarca, sembrerebbe ci fosse una fine della storia. O magari l'inizio di una storia nuova, ma che non fa parte di questo racconto. Cioè, cosa c'è dopo l'anarca? Junger non c'è più, per dircelo. Possiamo rifletterci noi. E sicuramente viviamo un tempo molto complesso, quindi
fare delle diagnosi. No, completo, diciamo, perché noi ci sentiamo soggettivamente dopo la nacca, sì, cioè pensiamo di averlo già indossato e di averlo già percorso. Però è dopo il crollo dello Stato mondiale. Questo come connotazione, cioè dove, quando ci sono di nuovo i piccoli staterelli, come se lo Stato mondiale si dovesse per forza realizzare, se non sei già realizzato. Ci siamo. Anche lo Stato mondiale è una grande premonizione. Certo. E anche lì Junger mi pare abbia questo atteggiamento come sulla tecnica, cioè non è né una stigmatizzazione né un'esaltazione, come dire, a critica. Lui vede delle linee di forza della storia e dice che puntano lì, e quindi noi, come dire, lì dobbiamo... Ecco, perché credo proprio nello Stato universale, cioè lo Stato mondiale, Junger dice una cosa, se sempre a memoria, e la mia memoria non è ottima, credo che dica qual è ci sono come due strade che portano allo stesso punto. Qual è la spinta che porta? È quella universale, che dobbiamo arrivare in un certo punto, o quella degli avvenimenti che noi stiamo creando, o entrambe sono insieme perché dobbiamo arrivare a quel punto? Quindi quello potrebbe essere la nostra situazione attuale, deve arrivare a una certa cosa, e si utilizza gli strumenti che abbiamo oggi, cioè che ci sono, anche se negativi. Se dobbiamo azzerare un mondo per ripartire da uno nuovo, quello che sta avvenendo lo sta facendo, cioè penso, però questo è la volontà.